Foresta è stato una delle persone più importanti della mia vita, tant'è vero che io non passo il giorno che non penso a Foresta. Io col maestro ho lavorato 32 anni di seguito, fino a 15 giorni prima purtroppo della sua morte, che stavamo facendo lo spettacolo insieme al Salone Margherita al Bagaglino, e quindi Oreste per me rappresenta tutto. Io ho iniziato con lui, mi disse: vedi Martufello, tu sei il bello degli anni 2000. Questo era 1980. Dico: perché maestro? Perché ci impiegherai 20 anni per farlo sapere la gente. Quindi fra me e Oreste c'era un rapporto talmente grande che io Oreste lo capivo guardandolo negli occhi. Lui non mi ha mai detto: no, questa cosa così, questa cosa. Lui mi sapeva dire le cose per bene, con molta pazienza, molta educazione, non ha mai alzato la voce, mi faceva capire bene tutto quanto. E infatti io qui, facendo questo spettacolo, tanti sguardi, tante cose senza parlare, le ho rubate al maestro, come gli ho rubato tante cose. Gli rubavo pure le sigarette quando fumava, capito? Gli rubavo con la spilla, no? Lui aveva rispetto per tutti, anche per quegli attori morti, tanto è vero che lui diceva: ecco, vedi Martufello, quando tu vedi la televisione, dici, devi mettere 2 o 3 lumini sotto, perché sono tutti morti quelli che fanno vedere. Mi manca lui tantissimo, tanto, perché andando avanti non riesco a vedere un altro Oreste che mi sta vicino, che mi vuole bene, che mi coccola, che mi faceva le carezze. E mi manca tanto, maestro.